Buongiorno da TG Marche, ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come di consueto siamo in contemporanea streaming sul nostro sito www.tvmarche.it, sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra app di TV Marche. In primo piano è il capitolo legato alle infrastrutture. Intanto la questione aeroporto con i voli di continuità territoriali, e la Regione Marche è vicina ad un accordo per quello che riguarda i voli, in particolare giornalieri, su Milano. Il punto nel servizio di Laura Meda. Vicini all'accordo, SkyAlps ha presentato all'ENAC e alla Regione Marche una nuova proposta per i voli di continuità, venendo incontro almeno in parte alle richieste del governatore Acquaroli. I voli per Milano saranno due, proprio come richiesto. Si parte da Ancona alle 8 di mattina per arrivare nel capoluogo lombardo alle 9.15. Il rientro prevede il decollo da Milano alle 10.15 per atterrare al Sanzio alle 11.30. La rotazione serale invece decolla da Milano alle 16 con arrivo ad Ancona alle 17.15 per ripartire poi alle 18.15 alla volta della Madonnina, arrivo previsto alle 19.30, questo da lunedì a venerdì. Sabato invece si vola solo al mattino, domenica solo al pomeriggio. Meno bene il collegamento Ancona-Roma, che viene di fatto dimezzato e schedulato in modo da rendere impossibile l'andata e il ritorno in giornata. Il primo collegamento parte da Roma alle 13.45, arrivando ad Ancona alle 14.50, si riparte poi dal Sanzio alle 15.30, raggiungendo la capitale alle 16.35. Peggio ancora va ai collegamenti Ancona-Napoli, resta solo un presidio di due giorni alla settimana, lunedì e venerdì. Decollo da Ancona alle 12.30, atterraggio a Capo di Chino alle 13.30, poi si riparte da Napoli alle 14.15 con arrivo alle 15.15 ad Ancona. Uno sforzo di SkyAlps comunque, che inizialmente di Napoli non voleva neppure sentir parlare. Insomma, non c'è certo da stappare lo champagne, ma almeno per ora le Marche non restano a terra, questo perlomeno per 45 giorni a partire dal 1° aprile, e forse anzi fino a ottobre, in attesa del nuovo bando dell'ENAC. Dalle Marche in volo alle Marche che invece viaggiano su rotaia, ha presentato un nuovo treno ROC da parte di Trenitalia. Le Marche su rotaia suonano note rock grazie ad un nuovo convoglio con le stesse caratteristiche. Il settimo attualmente in circolazione è presentato mercoledì 13 marzo nelle officine di Trenitalia di Ancona. Ad irrobustire l'offerta, un piano di sviluppo orientato al futuro, alla sostenibilità e alla soddisfazione delle più disparate esigenze dei pendolari. Oggi presentiamo il settimo rock che vediamo qui in sosta. In viaggio c'è l'ottavo treno rock. Entro il 2021 25 ne arriveranno altri 12 che si aggiungono alla flotta già rinnovata, i 4 pop di cui altri 8 arriveranno, i 13 jazz, i 9 swing, quindi rivoluzione. Le Marche ha una flotta completamente nuova, questo grazie al contratto di servizio tra Trenitalia e la Regione, un contratto lungo che ha permesso 300 milioni di investimento. Sono treni completamente sostenibili. Il materiale con cui vengono costruiti questi treni, quando non saranno più utilizzati nella circolazione, possono essere riutilizzati completamente. Sono treni che a bordo hanno dei monitor per dare le informazioni, hanno il posto per il portatore di handicap, i posti bici, perché il nostro cliente viaggia anche facendo l'ultimo miglio in bici o per il proprio tempo libero. E poi ha un'accelerazione piuttosto spinta, quindi grandi performance e grande sostenibilità. L'accordo di servizio tra Trenitalia e Regione Marche permetterà ulteriori investimenti. Pensate che l'annualità media di un treno della nuova flotta nelle Marche è di 8 anni come vetustà, e quindi siamo una delle migliori regioni dove hanno treni più aggiornati, più moderni e più facili, da chiaramente sono migliorativi per tutta l'utenza marchigiana. Pagina della cronaca con l'omicidio di Rosina Carsetti, uccisa a Montecassiano. La vigilia di Natale del 2020 è iniziato ad Ancona il processo d'appello.
Saranno una quindicina i testimoni riascoltati nelle prossime udienze del processo di appello per l'omicidio di Rosina Carsetti, avvenuto la vigilia di Natale del 2022 in casa sua a Montecassiano. Per la morte della 78enne è stato condannato all'ergastolo in primo grado il nipote ventenne Enea Simonetti. Il giovane avrebbe ucciso la nonna al termine di un litigio. La figlia e il marito della donna, Arianna ed Enrico Razzi, sono stati invece condannati a 2 anni di reclusione per aver inscenato la rapina in cui, stando alla loro versione, la donna sarebbe morta. La decisione della Corte d'Assise d'Appello è arrivata dopo un'ora di Camera di Consiglio per valutare le richieste avanzate dalla Procura e dalle difese. In particolare, il Procuratore Generale Roberto Rossi ha chiesto di risentire 6 testi tra amici e vicini della vittima per dimostrare che i maltrattamenti abbiano portato all'omicidio di Rosina. La tesi della Procura è che Arianna Orazzi abbia architettato il delitto e la finta rapina mentre ritiene il marito dell'anziana colpevole di maltrattamenti. Altri testi accolti dai giudici erano stati richiesti anche dalla difesa di Enrico Razzi, che invece respinge le accuse di maltrattamenti. La richiesta istruttoria, a modesto parere di questa difesa, è da ritenere superflua, in quanto dal primo grado di giudizio è emerso che il reato non è stato perpetrato. Arianna Razzi chiaramente ha il figlio in carcere con un'accusa gravissima, perché ancora chiaramente la sentenza non è definitiva, e lei è stata assolta, quindi per quello che riguarda lei è contenta, però non riesce a gioire completamente perché ha il figlio in carcere. La Corte si è invece riservata di decidere sulle eventuali disposizioni di nuove perizie richieste dalla difesa di Enea Simonetti, una medico-legale per accertare nel modo più preciso possibile l'epoca della morte della donna, ma anche le modalità e la natura delle lesioni riportate dalla vittima. La seconda perizia invece è psichiatrica sul giovane, per valutare se le scelte e il comportamento processuale tenuto dal ragazzo siano stati pienamente consapevoli oppure influenzati dal rapporto definito quasi morboso tra lui e la madre. Siamo convinti dell'innocenza del nostro assistito e convinti del fatto che l'omicidio sia stato perpetrato intorno alle 18:30, quindi in una fascia oraria in cui chiaramente Simonetti non era a caso. Dal nostro punto di vista, la valutazione fatta da parte del perito del pubblico ministero in primo grado, troppo ampia, nonostante vi fossero delle risultanze istruttorie che portano a spostare l'ora del delitto più verso l'arrivo dei soccorritori. La decisione, se procedere o meno con gli accertamenti, arriverà dopo l'ascolto dei testi, che inizierà dalla prossima udienza fissata per il 10 aprile. Un incendio è divampato invece questa mattina attorno alle 5:30 nella fabbrica di fisarmoniche nella zona industriale di Castelfidardo in via Pigini. L'allarme ai vigili del fuoco è arrivato poco dopo, come abbiamo detto alle 5:30, le fiamme hanno riguardato un magazzino diverse. Le squadre dei pompieri intervenute dal distaccamento di Osimo e dalla centrale di Ancona. L'incendio è ora sotto controllo, ma i vigili del fuoco alle 8 di questa mattina stavano ancora operando. Il capannone è di circa 5.000 metri quadrati. Non si conosce però l'entità dei danni, ma non ci sarebbero feriti. Il turno di lavoro di impiegati e operai infatti non era iniziato. Le squadre si sono date anche il cambio per continuare ad operare e quindi mettere sotto controllo lo stesso incendio e poi procedere anche con la bonifica dell'intera area. La pagina sportiva per concludere con l'andata della semifinale di Champions League di volley. Ieri sera la Lube è partita con il piede sbagliato perché ha perso 3-1 in casa di Trento. Abbiamo battagliato, che sappiamo, siamo nella semifinale di Champions League, come nel playoff c'è bisogno di battagliare, lo abbiamo fatto con delle imprecisioni contro una squadra che anche con una buona battuta spesso è difficile da mettere in difficoltà. In alcuni frangenti abbiamo sbagliato qualche battuta di troppo, o almeno, certo che quando vai a forzare quel rischio sai di correrlo rispetto a loro, che pur spingendo con alcuni il servizio hanno sbagliato molto meno di noi, e credo che quello sia stato un fattore, oltre la conversione di alcune palle recuperate in difesa, dove noi non siamo riusciti a chiudere, non tanto nel quarto set quanto nei set precedenti, mentre loro sono stati un po' più bravi. Però insomma la battaglia c'è stata, sono partite molto molto importanti, di grande agonismo, di grande tensione, e quindi insomma peccato di non essere riusciti almeno ad andare al tiebreak dopo l'accelerata e la rimonta del quarto set. Lo viviamo già così
con la, 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 non la, la serenità di sapere che queste partite qua, spalle al muro o non spalle al muro, sono partite per cui si è lavorato da inizio stagione, no? Essere a una semifinale di Champions e dentro un playoff, non è che ci si può aspettare di giocare partite in controllo, okay? Soprattutto per una squadra come la nostra che ha alcuni giocatori che sono alle prime esperienze da questo punto di vista, o che comunque devono ancora fare una crescita, però lo sappiamo, quello non è quello, bisogna fare meglio alcune cose se si vogliono vincere partite non solo molto importanti ma contro avversari di grande qualità. Ci è mancato poco, magari potevamo portare del tiebreak, però vabbè, abbiamo fatto qualche precisione in più, non abbiamo approfittato qualche palla, dopo bravo loro, ultima battuta sulla riga in mezzo, forte, niente da dire, queste palle sono da vincere, no, non sono da battagliare, per battagliare ci abbiamo avuto tutto il campionato, quindi adesso conta vincere e dobbiamo provarci, altrimenti tra una settimana potrebbe finire tutto. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo che come di consueto le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito www.tvmarche.it ma anche sulla nostra pagina Facebook di ATV Marche. Grazie ovviamente per l'attenzione, l'augurio è di una buona giornata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.